abbiamo toccato l'NTFS. Io cercherei nel change log NTFS. Poi non si decide se il task più nel change log. Lei si ricorda la versione precedente del kernel? Spesso non riesco, non è che io abbia il modo per dire la soluzione di questo è così per tutto, però anche aiutare a trovare metodi, secondo me è, magari qualcuno lo sapeva già, altri non lo sapevano, è un modo di aiutarmi su questo. Altre domande? Partiamo per la lezione. Mi raccomando, c'è stato un gruppo che aveva fatto, ha avuto un problema di consegna, l'abbiamo aggiustato. Non vorrei trovarmi fra 15 giorni con un gruppo che dice: ma passavo di lì, ho guardato le mie, mi fai consegnarti e ho scoperto che. A quel punto ovviamente direi mi dispiace, ti rispetto fratello, ma non passa. La fase 1 la diamo per non consegnata. Ci sei per le domande, dunque? Ho guardato il calendario, ieri ho fatto un po' di piani di azione. Abbiamo tante ore, abbiamo anche delle feste, infatti il 17 marzo confermato Festa Nazionale, e tra l'altro il 18 marzo, forse a voi farà piacere, io mi impegno, quindi fate, per quello che riguarda il sistema operativo, fate conto. Ma se volete mi impegno un po' interessato, che a Bologna in ingegneria c'è il Migo Day. Mi hanno chiamato a coordinarlo, non so perché ormai nel 900 tutti i giorni dico adesso lo farò installare Migo, non l'ho ancora fatto, ma mi hanno chiamato a coordinare la sessione su Migo. Allora, ci sono tutte volte, prego. Vediamo se mi dice un po' ho risolto un tema di Wilde e c'è GPA che non ti dà la tua non capivo c'è funzionamento fgets. Allora, la fgets è la sorella della gets, è una sorella più educata della gets, perché voi sapete che la gets è molto pericolosa perché non ha i limiti, quindi può generare buffer overflow. Invece lì vedete che c'è size. Io non vedo grandi colpe, cioè proviamo a fare un programmino al volo che la usi, non sto neanche a cd /temp/test, sperando di non averlo già, magari con uno spazio, mkdir.$, e quindi ci andiamo, vi c.c, main, file star f uguale f open /tc/protocols in lettura. Poi io farei un while, il giallo ammazza un po', while
la risposta è un F get S, dove stai? Troppo piccolo, non riesco a leggere neanch'io. F che test mi dà indietro il chart star, quindi F che test, i parametri sono buff 1024 F potevo evitare quella parentesi dopo la tocco, diverso da nulla. Printf per far vedere che l'ho letto, così, per cento s, f che test legge già anche la capo, quindi non mettiamo la capo, e chiudiamo. Quindi qui manca una parentesi per questo che me l'ha indentata male, ok? Questo per secondo me è un problemino, manca il buffer, char buffer 1024, ok, gcc c.c, file undeclared, sì, hai ragione poverino, sharp include standard.io.h. file, dove ho scritto file? Ah, punto a punto out segmentation port, dubbio che non ci sia il file, c'è quello che ho indicato, etc protocol dovrebbe essere file slash etc protocol, c'è. F che test, ah, per forza, ecco dov'è l'errore, mi sono scordato qua virgola buff, allora non sa che cosa stampare. Ok, quindi allora il mio consiglio è confronti il suo lavoro con questo, guardi dov'è il problema della prima testa. Quindi lei invece di aprire questo vuole aprire, quindi non stiamo neanche ad aprire, allora i, questo lo commento, e qui invece di scrivere F scrivo standard in, standard in, questo è il nome del, allora ciao line, ciao, ok. Un errore diciamo che ogni tanto viene fatto è quello di guardare solo al tipo senza guardare la locazione, quindi il manuale dice che ci vuole un chart star come argomento e invece di generare un buffer con la memoria uno definisce un chart star che però non punta niente. La cosa buffa è che talvolta può anche funzionare, perché se per caso, per qualche motivo, per qualche problema di
sporco di specchio, a questo punto c'è sporco di specchio. In esecuzione viene preso un puntatore o un'area di memoria sufficientemente larga per tenere la sedia, sovrascrive altre cose, però può anche non dare semplicemente il supporto, perché lì c'è stato che scrive le cose, lui scrive dove il parametro non si scrive. Ok? Va bene. Allora, andiamo verso la memoria. Memoria è una risorsa particolare. È bene o male, quelle che utilizziamo sono tutte derivazioni della macchina di von Neumann, e la memoria, sapete, nella teorizzazione di von Neumann è il punto cruciale. Esiste una memoria dove vengono memorizzati dati e istruzioni. Per noi questa memoria è la cosiddetta memoria principale, che motivi tecnologici hanno fatto in modo che diventasse oggi una memoria volatile, una memoria discretamente veloce, con dei trade-off fra velocità e costo. Infatti noi saremo capaci di fare e siamo capaci di costruire memorie molto più veloci di quelle che oggi sono comunemente usate come RAM nei nostri sistemi, e sarebbero le memorie particolari, ma sarebbero troppo costose mettere almeno 2, in realtà 4, 5 transistor per bit di memoria. Allora le memorie che usiamo sono fatte oggi da condensatori devono essere rinfrescati, cioè ogni tanto il dato deve essere letto e scritto, ma con questa tecnologia si riescono a fare banchi di memoria di capacità molto elevata a prezzi molto competitivi. Questo l'abbiamo visto, da luogo alla creazione delle gerarchie di memoria, quindi anche con la RAM noi abbiamo delle cache di più livelli che mantengono i dati più recentemente usati nella memoria, in modo da sfruttare anche la tecnologia particolare. Cos'è un memory manager? Mi raccomando, non confondete, anche se sono assonanti, non confondete mai memory manager con memory management unit. MMU è un pezzo di ferro, computer, firma, tutto quello che è un pezzo di ferro, mentre invece il memory manager è un pezzo di logica, software, è quella componente del sistema operativo che si preoccupa di gestire, come dice la parola, la memoria. Quale memoria? La memoria principale. Vedremo che poi, quando Liefeld sembra fare il lucido, il creare la suspense, quando parliamo di memoria virtuale, ciò che viene alluso al secondo punto, quando parliamo di memoria virtuale, il gestore della memoria gestirà anche un pezzo di memoria secondaria come estensione della memoria principale del sistema. Quindi un memory manager deve tenere traccia della memoria libera occupata e deve allocare un verbo nostro, da fare luogo per, fare spazio per i processi, e deallocarla, altro nostro verbo, liberare lo spazio che precedentemente era stato dato per, quando non è più necessaria. Anche qui passiamo con una prospettiva storica, anche perché come al solito ci consente di arrivare alla complessità dei meccanismi di oggi poco per volta. Però
vedremo dei meccanismi molto semplici. E uno si domanda, ma oggi cosa ce ne facciamo di questi meccanismi molto semplici? Sono ancora applicati ai microcontrollori nell'Arduino che vi facevo vedere il vostro collega l'altro giorno. Se dovete lavorare con l'Arduino, non è che potete metterci su un memory manager con paginazione e memoria virtuale. Utilizzate, se volete anche fare più thread all'interno dell'esecuzione, dei meccanismi più facili. Smart card, anche le smart card hanno un microcontrollore a bordo, anche lì dovete lavorare con altri metodi. Binding, cos'è il binding? È legare il nome di una variabile al suo indirizzo, legare la variabile al suo indirizzo. Può avvenire in fasi diverse. Può essere il compilatore che, generando codice, dice già quella variabile deve stare all'indirizzo X. Può essere fatta durante il caricamento, cioè il compilatore non dice dove andrà allocata, dove andrà, a quale indirizzo sarà la variabile, però quando viene caricato il programma in memoria, in quel momento si decide la variabile va a quell'indirizzo. Oppure addirittura durante l'esecuzione, e quindi la variabile può essere spostata di indirizzo da un momento all'altro dell'esecuzione. Quindi durante la compilazione il codice generato viene detto codice assoluto. È il caso per esempio del codice per il microcontrollore, ma anche del codice del kernel. Il kernel viene caricato a un indirizzo preciso di memoria e il compilatore sa già a quale indirizzo va a mettere le variabili, nessuno lo sposta più da lì. Vabbè, i COM dell'MS-DOS non esistono più praticamente. Vedete ad esempio il codice che il compilatore genera e all'indirizzo 384 dice jump and link a 762, che è in fondo alla porzione di codice che finisce a 768. Quel codice dovrà essere caricato esattamente alla locazione di memoria 384. Se lo spostate da lì non funziona più, perché non quel salto jump and link non arriverà più al punto dove doveva arrivare. Vantaggi: non richiede niente hardware speciale, semplicemente il processore manda l'indirizzo più basso, la memoria restituisce il valore, fine del fatto. Semplice, veloce, però non fate molta programmazione. Oppure dovete tenere conto che se avete caricato il programma A che usa l'indirizzo 384, ogni altro programma che vuole utilizzare l'indirizzo 384 non si può caricare. Ok? No. Se c'è uno non si sa l'altro l'indirizzo 384. Binding durante il caricamento. Come fa? Il codice non contiene indirizzi assoluti ma relativi, o relativi al program counter, cioè invece che fare jump and link qui è relativo all'indirizzo 0, jump and link 378 nello spazio di indirizzamento del programma qua. Quando viene caricato e diventa processo, se viene caricato all'indirizzo 384, l'indirizzo 378 viene portato a 762, lì è andato a capo che ci doveva essere scritto 384 più 378, 384 punto di caricamento più
378 che è indirizzo anche al raccolto. Possono essere indirizzi da tirare fuori una carta, cioè calcolare, questo si fa spesso per i salti, use statement della posizione attuale, spesso per i salti corti, quelli di loop. Invece di dire salta all'indirizzo tale, si dice salta dalla posizione attuale tot byte prima, tot byte dopo. Oppure relativo a un registro base. E quindi gli indirizzi vengono sempre dati in termini di un registro base più l'indirizzo specificato. Questo ad esempio è molto comune nei processori Intel che hanno registri base. Inizialmente nacque questo meccanismo per ovviare a dei limiti processuali. Quando c'era l'8086 con la logica a 16 bit e invece bassa a 20 bit, quindi si poteva generare indirizzi direttamente fino a 65536, però il bus deve vederci in omega. L'idea era di avere quattro registri base, il registro base del codice, dei dati, dello stack, e uno in più, e metti che, per fare ad esempio le copie di dati. E quindi gli indirizzi venivano dati sempre riferiti a uno dei registri base. Quando si caricava il programma in memoria, basta solo mettere il valore del registro base opportuno e tutti gli indirizzi, dati, testo, quello che volete, vengono riportati agli indirizzi attuali. Vantaggi, stavolta c'è la multiprogrammazione. L'hardware particolare per i registri base c'è, cioè il processore deve saperli gestire, ma non è molto pesante come hardware. Richiede la traduzione degli indirizzi o meglio, se lo fate con registri base ci vuole hardware particolare, oppure il loader deve essere curvo, deve sapere dove nel codice ci sono gli indirizzi e saper fare la traduzione durante il caricamento. Questo è un altro modo per fare binding al momento del caricamento. Binding durante l'esecuzione ci vuole l'AMMU. L'AMMU è un'unità che nella sua vita non fa altro che calcolare il valore di una funzione. Quando avete l'AMMU in funzione esistono due classi di indirizzi: gli indirizzi logici e gli indirizzi fisici. Il programma quando lavora genera degli indirizzi logici, quindi ogni programma vive in uno suo spazio logico di indirizzamento. Il programma lì è convinto di leggere, il programma non viene cambiato, il programma è convinto di leggere l'indirizzo 378 e il programma genera salto a 378, ma quando genera la richiesta macchina salto 378, questa richiesta viene presa dalla MMU, capita la funzione e dice 378 meno che dell'1, per cui 378 significa quello di prima, 384 più 378, e quindi converte al time le cose. Ok? La MMU è un pezzo di ferro, anche perché pensate, e deve entrare in funzione ad ogni accesso in memoria, quindi non potrebbe mai essere un pezzo di software, altrimenti rallenterebbe non tutte le istruzioni accedono in memoria, ma una buona percentuale, diciamo 50% delle istruzioni, 40% accedono in memoria all'interno del programma, queste verrebbero rallentate
notevolmente se fosse un pezzo di software. Quindi, come vi dicevo, avete gli indirizzi logici e gli indirizzi fisici. E c'è questa funzione, vedremo che questa funzione verrà fatta in tanti modi diversi. Questo è la maniera più semplice di avere una MMU che esiste che lavora con rilocazione. È il caso dell'8086 con il registro di rilocazione, calcola gli indirizzi fisici. Quindi 8097, c'è cioè il registro di rilocazione, calcola l'indirizzo fisico. Però ovviamente calcolando la rilocazione e quindi pensando che ci sono più processi in memoria contemporanei, uno potrebbe poter andare a lavorare sulla memoria dell'altro, perché se prima quella spezzone di memoria era lungo 384 byte, se uno genera un indirizzo 500 andrebbe a partire dal suo punto di partenza nella memoria del processo successivo. Allora l'idea può essere quella di mettere un registro limite. Quindi uno dice 897, in questo caso il registro limite 1000. Se uno prova a generare un indirizzo sopra 1000, viene dato errore e non viene risolto l'indirizzo. Questo è un concetto chiave. È sempre una funzione. È facile fare la protezione di memoria, essendo una funzione. Basta solo togliere gli indirizzi che non si vuole che un processo vada a toccare, ai quali non si vuole che un processo acceda, dal condominio della funzione. Se una funzione non è in grado di generare quell'indirizzo, il programma non potrà mai accedere. Quindi qua se uno prova a mettere indirizzi negativi, indirizzi maggiori di 1000, dice errore e non genera un indirizzo. Prestazioni speciali. Questo titolo viene da tanti anni fa quando... voi vi ricordate il biglietto delle ferrovie dello Stato per stazioni speciali? Quando c'erano... come si chiamavano? C'erano i treni veloci di allora. Ricordate che si chiamassero Chieri, i treni veloci di allora? Comunque, per prendere il treno veloce, il biglietto era il biglietto per stazioni speciali, che mi faceva molto ridere come nome. Allora ho detto, mi questo titolo a lucido, sì, prestazioni speciali. Loading dinamico. Cos'è il loading dinamico? È la possibilità di un programma di caricare pezzi di programma durante l'esecuzione. Attenzione, il loader dinamico è una funzionalità volontaria, cioè un programmatore quando scrive codice deve essere cosciente di separare il suo programma in moduli e di mettere le funzioni di libreria per caricare i moduli man mano che servono. Perché vi dico dopo? Perché dopo c'è una, per questo, perché dopo c'è un meccanismo che lavora in maniera diversa. Per esempio, avete un programma che ha delle fasi di lavoro, ha delle funzionalità che vengono utilizzate solo in alcuni casi specifici. È inutile caricare in memoria il codice per tutto quando poi una parte non fa memoria per niente. Nel caso capiti quella richiesta per cui serve questo codice
che viene usato dalla mente e lo caricate alla necessità. Dall'altra parte, per esempio, possiamo vedere i compilatori. I compilatori lavorano sempre in due fasi almeno. La prima fase è la fase di analisi, la seconda è la fase di sintesi. Prima si controlla la correttezza sintattica del programma e da questa analisi si genera un codice intermedio, un albero di parsing etichettato. Poi, se è andato bene, voi vedete che se il programma mi dà errori non c'è un codice, perché non sta per generare. Se la prima fase è andata bene, si riprende questa fase intermedia, questo albero di sintattico etichettato, e da quello, codice intermedio, si genera il codice oggetto. Quindi, queste due parti non sono mai in esecuzione contemporanea. Tenendo il punto di memoria serve solo per usare il punto della memoria. È conveniente caricare la prima, poi scaricare la prima e caricare la seconda. Ok? E si può fare anche con il loading dinamico. Ma quello più divertente è il linking dinamico. Il linking dinamico, ormai tutti i programmi che avete a disposizione usano linking dinamico. Linking dinamico ha tantissimi effetti collaterali positivi. Come funziona il linking dinamico? Di solito nei corsi di programmazione vi si insegna una cosa non falsa ma semplificata rispetto alla realtà. Se voi, quando voi scrivete il codice sorgente.c, a quel punto lo compilate diventa l'oggetto, chiamate il link, diventa eseguibile per esempio le funzioni di libreria come la printf, la getChar, quello che volete. A quel punto vengono risolte e nel codice eseguibile c'è il vostro codice più la libreria. Una volta la potete, se oggi lo mettete, provate, fate hello world del programma e fate gcc meno static, coprite che l'output è megabyte. Perché? Perché ci ha messo tutta la libreria, come detto. Ma questo dell'occupazione di spazio stesso è un problema, e quindi pensate, moltiplicando per tutti i programmi che avete nel sistema sarebbe un peso, ma non è quello lo scopo. Ci sono altri scopi molto interessanti. Per esempio, intanto vi devo dire come funziona. Quando voi fate questo, chiamate link e avete le librerie dinamiche, i link si preoccupano solamente di andare a vedere che voi abbiate veramente quelle librerie, e quelle librerie contengono le funzioni che voi volete usare. Possiamo farlo, guardate, grazie al vostro collega che aveva un problema sulla getChar, abbiamo qua un programmino. Prendiamo questo programmino qua e gli diciamo ldb a.out. Vedete che questo ha dei riferimenti ancora da risolvere verso Linus Gate, che è un bellissimo giochino per... è una pagina di memoria condivisa fra processo e kernel per far prima anche a fare del system call. Eccola qua la libreria C. E poi c'è, questo è il linker dinamico. Quindi dice, guarda che io per funzionare dipendo da questo, questo e quello. E se faccio ls-l, vedete che a.out è 4687 byte. Adesso divertiamoci a fare meno static
mezzo mega, e se adesso dico da che cosa dipende, non è un esequibile dinamico, quindi non dipende da niente. La differenza è che questo output out lo potete far funzionare su qualsiasi macchina Linux, e funziona, perché vedete quello là dipende dalla versione 6 della libreria C. Se voi provate a prendere l'output out di sopra e farlo funzionare su una macchina che ancora la libreria C versione 5, dice mi dispiace, la libreria è incompatibile, quindi io non so funzionare in una macchina che ha la libreria 5. Quando io lancio quell'output out di sopra, cosa faccio? In realtà parte il linker dinamico e carica la libreria, carica il codice e mette il codice assieme. Attenzione, ancora una cosa più importante: non è che carichi la libreria, perché la libreria, il codice della libreria, se siamo in 10 che lo stiamo interagendo, è sempre lo stesso. Quindi fa ancora una cosa più importante: tutto il codice della RC viene condiviso da tutti i programmi che usano la RC. Quindi è presente una volta solo in memoria per tutti. Ma c'è ancora un fattore più importante ancora. Ora, guardate questo esequibile qua in basso. Io so che nella printf c'è un errore. Vabbè, nella printf lo trovo un po' improbabile, ma in una libreria grossa un errore ci può essere. Voglio correggere il bug della libreria. L'unico modo per aggiornare questo output out di sotto è compilare questo programma, perché il codice della libreria è finito dentro, mentre invece se trovo un bug nella libreria C dinamica, io aggiorno la libreria C dinamica e tutti i programmi che verranno lanciati da quel punto in poi useranno la nuova libreria, e quindi il bug sarà automaticamente corretto per tutti quelli che adottano la libreria. Prego. Nel primo esercizio è direttamente legato all'linker della macchina. Sì. Giusto. Quindi potremmo avere dei problemi per quanto riguarda le macchine, per quanto riguarda il linker, se lo compiliamo per quella determinata architettura, per esempio. Anche il linker ha la sua versione, tutte, deve avere questo linker dinamico versione 2. Quelle librerie dinamiche sono legate a quel linker, ma quel linker è comunissimo in tutte le versioni. Però se in una macchina non avessimo quel linker, molto più perché queste librerie dinamiche sono quelle linker. Ok, quindi abbiamo visto che consentono di occupare meno spazio degli eseguibili, di condividere il codice di memoria, quindi risparmio di memoria centrale, consentono di poter aggiornare il codice delle librerie senza compilare i soggetti. Quindi sono potrei aggiungerne una che non è sui lucidi, consente, arrivo subito, quella che io chiamo l'auto-virtualizzazione dei programmi. Quindi consentono, per esempio, di fare in modo che praticamente sostituire una libreria che fa delle funzionalità diverse, per fare in modo di salvare il programma e facendogli fare delle cose diverse. Prego. Però con lo statico si avrebbe un leggero incremento di prestazione rispetto al dinamico. Non tanto, direi quasi, perché in realtà una volta che è caricato in memoria, il salto è un salto. Non è che dov'è che ha una perdita di prestazioni? Nella fase di loading. Allora, se lei mi fa un benchmark su, che ne so, un grosso make,
trova qualche differenza. Se invece ha un benchmark su un programma che viene lanciato, fa un sacco di anche attività di input output, gestione memoria, tutto quello che vuole, ma è un programma che viene fatto partire con un sacco di test e finisce, lì è quasi impercettibile, perché la fase in cui perde è la fase di caricamento. Non c'è il programma alla fine non passa assolutamente quello che dovrebbero fare, cioè cambiandogli la libreria che ci sta sotto, può cambiare questa libreria in qualche modo. Io credo che si può aggiornare, se uno fa un aggiornamento magari in linea, cioè che va a cambiare totalmente, ma si trova sì, potrei farvi vedere un bel esempio. Lo devo prendere. Che ci vuole un attimo. Da qui vado alla pagina, adesso guardo nell'indice PureLC, dove è PureLC? È qua, pagina 123, quindi qua metto 130 perché c'è anche l'indice. Ok, questo è, prendo, se ora trovo il mouse, Ctrl Z, background, CT, temp, test, VI, prova. Prendo direttamente dall'esempio, uguale G, gcc-shared prova.c, bravo, move a.out prova.so, e adesso faccio ld export ld preload uguale lib pure libc.so, forse è meglio metterci anche il user local lib pure libc.so e temp test, temp test, e si chiama prova.so. cat barra tc barra password wd. Ok, voi vi aspettate un password wd, questo mi pare proprio un tc host, non è per tc password wd, è pure fatto cat barra tc barra password wd. Quindi cambiando di libreria, io ho fatto in modo che lui mi chiede salvami e ti si fa tutto più lì. E invece, infatti, se tolgo export ld preload uguale preload
e faccio KTTC, questo se torno a caricare cambio le carte in tavola. Quindi quello che dice è vero, cambiate le librerie e posso far fare il programma quello che voglio. Questa è una libreria, si chiama PureLibC, che serve proprio per l'autovirtualizzazione, serve per fare in modo che uno nel programma possa mettere dei meccanismi che ti accettano tutte le system call fatte dal programma e scompagliare il significato delle system call. Io ho cambiato, se guardate il codice di prova, vi hai prova.c, quello che fa adesso, a parte, cioè questo MySC che prende e cattura tutte le chiamate, è il cuore della virtualizzazione qua, e dice se la chiamata è una open e se scopre che ti chiedono e ti ci passano più lì, al contrario cambia il parametro con host, che è la costante TC host. Fine del fatto, abbiamo cambiato le cose. Non serve, serve per esempio, esistono le librerie E2FS, quelle che servono, o anche le librerie dell'NTFS, quelle sono state costruite pensando l'utente vuole andare a vedere un file system. Vuoi andare a vedere un file system, quindi dimmi il nome del file, che io ti apro il file, io libreria ti apro il file e lavoro su questo file e te lo faccio vedere come un file system. E se ciò che voglio vedere come file system non è un file, c'è un pezzo di memoria, c'è una cosa che ricevo via rete, con più di sé si può fare in modo di usare la libreria al di là di quella che è la sua visione progettuale, perché io faccio in modo che quando la libreria fa la open di un file system possa aprire altre cose, non è necessariamente un file. Ok, allora va bene. Ecco, svantaggi: può causare problemi di versioning. Quando siamo passati dalla libreria C5 alla libreria C6, per un certo periodo di tempo si sono volute nel sistema delle due librerie, perché chi non aveva ancora ricompilato, a quel punto cambiando l'interfaccia bisogna ricompilare, chi non aveva ancora adattato i pacchetti alla nuova libreria aveva bisogno della vecchia, se no smettevano di funzionare. Allora, lasciamo le prestazioni speciali per andare a vedere come si può gestire l'allocazione. Siamo in sistemi, se siamo in sistemi monotask, l'allocazione non è molto difficile. Quella è la memoria, l'unico programma di esecuzione deve usare la memoria che c'è. Il problema però c'è quando siamo in sistemi multitask. Se memorizziamo i vari processi in esecuzione, possiamo dare spazio contiguo o non contiguo. Un processo, scusa, può dover avere necessità di uno spazio contiguo, cioè chiede n byte, devono essere uno dopo l'altro fino a n fila, oppure può poter utilizzare spazio non contiguo, dipende da tanti fattori, può dipendere dal programma stesso, ma normalmente dipende da
anche dall'hardware, come è fatto nel sistema, se è possibile assegnare aree di memoria separate. Come c'era la nota in fondo, l'MMU deve essere in grado di gestire queste aree. L'allocazione può essere statica o dinamica. Prima abbiamo parlato di binding statico dinamico, cioè come si assegna l'indirizzo a ogni variabile o segmento di codice del programma, ogni label. Qui invece l'allocazione, se una volta dato una volta data l'area di memoria processo, deve rimanere quella fissa per tutta l'esecuzione del processo, oppure si può modificare durante l'esecuzione il posizionamento dell'area di memoria data a un processo. Un primo metodo di allocazione è quello delle partizioni fisse. Quella è la tipica rappresentazione di una memoria, assomiglia a una scatola, da un lato si mettono gli indirizzi bassi, dall'altro gli indirizzi alti, e l'area di ogni rettangolo rappresenta la quantità di memoria. Il programma che viene caricato al momento del boot è il sistema operativo che occuperà una certa parte della memoria e la libera la rimanente. Come facciamo con la memoria rimanente? Come assegniamo la memoria rimanente ai processi? Un modo usato tanto tempo fa, era quello di dire, prendiamo l'area rimanente e dividiamola in pezzi. Poi ci sarà il pezzo piccolo per i processi piccoli, il pezzo di grande camera per i processi medi, come i fiacchi degli orsacchiotti, no? Della palma. Ci sarà il pezzo di memoria grande per i processi grandi. È molto semplice. Quali sono gli svantaggi? Che spreca un sacco di memoria. Un processo che è ampio un byte di più di quelli presenti nella partizione 2 deve usare la partizione 3 e tutto il resto è evitato. Limita il grado di parallelismo apparente. Il numero di processi in esecuzione contemporanea qui è 3. 1 nella partizione piccola, ma potrebbe anche essere 1. Se capita che tutti i processi ready siano tutti i processi del sistema in attesa di esecuzione, siano ampi per la partizione grande, non importa se ad esempio la somma della partizione 1 e 2 sarebbero sufficienti a contenere un processo. Non si può, se non ci sta nella 1, non ci sta nella 2, deve andare nella 3. E quindi un processo alla volta. Nei sistemi monoprogrammati non c'è problema perché uno solo alla volta usa lo spazio utente. Allora, prima definizione che troveremo ancora. Se voi avete in qualche modo creato all'interno della memoria dei contenitori di dimensione prefissata, non necessariamente tutti uguali per la rosa, avete deciso a priori, come qua, la partizione 1 è grande tanto, la 2 è grande tanto, la 3 è grande in questa quantità. E data questa vostra scelta, sprecate della memoria, perché non utilizzate interamente questi contenitori, parliamo di frammentazione interna. Interna perché avete creato col vostro disegno della memoria, come avete progettato la sezione della memoria,
avrete creato delle aree, dei contenitori, e all'interno di questi contenitori avete delle aree non utilizzate. Quindi qua, se le parti rosse dove ci dovrebbe essere scritto magari processo 1, processo 2, processo 3 sono le aree di memoria utilizzate da vari processi, quelle rimanenti sono aree sprecate per frammentazione interna. Un'altra idea è quella di dire: allora facciamo partizioni dinamiche, quindi non dividiamo più quell'area disponibile in pezzi, ma man mano usiamo l'area disponibile per dare un processo all'altro processo e poi gestiamo dinamicamente questa cosa. Man mano che si libera un processo, libera la memoria e vediamo di assegnare un altro. È sempre statica e contigua. Qual è il problema? Ad esempio è questo: non ci sono più contenitori, è tutto un unico spazio. Allochiamo il processo P1, quindi allochiamo il processo P2, il processo P3, termina il processo P2, quindi libera la file di memoria. Arriva il processo P4, che poverino potrebbe essere allocato in memoria, perché la somma delle due aree libere è sufficiente a contenerlo, ma non può, perché ha bisogno della locazione contigua. Pensate a sistemi che fanno binding all'atto del caricamento. Se P4 fa binding e usa come indirizzo base quello lì alla fine di P1, poi le variabili dati che stanno nella parte di sovrapposizione con P3 dovrebbero essere messe a posto di P3, se no funziona. Allora, come si può risolvere questo problema? Intanto questo è un problema di frammentazione esterna, perché qui non c'è più la scatola. Non c'è più lo spazio, abbiamo un unico contenitore che è lo spazio libero, ma per effetto di allocazioni e di allocazioni il risultato netto è che dobbiamo eseguire qualcosa e l'area libera in memoria ci sarebbe per eseguirlo, ma non possiamo farlo. Non essendo più contenitore, questa è frammentazione esterna. Vedete, la frammentazione interna dipende dall'uso delle unità di allocazione, quella esterna deriva dal susseguirsi di allocazione e di allocazioni. Come si risolve questo problema? Per esempio con la compattazione. Cos'è la compattazione in memoria? Si spostano le aree di memoria. Quindi, ad esempio, nell'esempio di prima, P3 potrebbe essere spostato, messo vicino a P1, lasciando un ricarico disponibile. Come si fa a spostare il processo in memoria? Si prende byte per byte della memoria del processo e lo si copia. È un'attività pesante dal punto di vista del processore. Provoca perdite, cioè un processo non è può funzionare mentre lo stanno spostando, deve essere fermo durante l'operazione di spostamento. Quindi carico processore crea un processo del genere, non potrebbe mai essere interattivo durante questo spostamento, si vedrebbe pesantemente l'effetto della compattazione. Però risolve il problema della frammentazione esterna. Vedete, P3 viene spostato e P4 può entrare nello spazio rimanente. Ok, passiamo. Queste per gestire l'allocazione dinamica occorre tenere conto delle zone libere e delle zone occupate.
ok? Quindi occorrono delle mappe per gestire, per sapere quali sono le parti di memoria libera, le parti occupate. Possono essere mappe di bit, e questo si fa per esempio se create delle unità di allocazione, perché non si fa un bit per ogni byte, si creerebbe un ottavo della memoria in mappa di bit. Ma per esempio create delle unità di allocazione da 1K, 2K, 4K, potete usare mappe di bit, avete però della frammentazione interna. Oppure liste computatori, nel partizionamento dinamico per esempio uno può tenere la lista dei processi allocati in memoria. Mappa di bit, vi dicevo, ogni unità di allocazione corrisponde a bit, le unità libere vengono associate a un bit di valore 0, le unità occupate a un bit di valore 1, e quindi se quella è la strato attuale della memoria, qui c'è P1, là c'è P2, là c'è P3, si può guardare questa mappa dove i vari 1 rappresentano aree occupate e 0 libere. E può essere comodo, nelle macchine CISC esistono delle istruzioni per guardare se in una voce di memoria ci sono dei RAM di una certa lunghezza di 0 e 1. Vantaggi: la struttura dati a dimensione fissa calcolabile a priori nei kernel, è comodo avere strutture di dimensione fissa, l'avete visto anche nella tabella dei thread, che non potete avere la locazione di grado, dovete creare una tabella dei thread. Va bene, è ODM sulla quantità di memoria. Se no fate una lista di puntatori, vedete P1 va da 0 a 4, c'è un'area libera 5-6, P2 da 7 a 11, c'è un'area libera 12-16, e così via. È un po', vai nel numero delle sequenze, e nell'allocazione bisogna stare attenti a mettere, se non allochiamo totalmente l'elemento con la memoria libera, diciamo rimanente, quindi se non allochiamo globalmente l'elemento nella coda diventano due, uno che è quello di allocazione e l'altro della quantità libera, quando andate a deallocare dovete fondere l'elemento deallocato con quelli limitati liberi, cioè se vi allocate un processo e prima e dopo nella sequenza ci sono processi utili, processi veri, allora semplicemente sostituite l'elemento con uno che indica che quell'area è libera. Ma se per caso quello prima, quello dopo o tutti e due rappresentano elementi liberi, dovete fonderli assieme e fa l'unico elemento che rappresenti l'unico spazio libero. Sì. No, non so se l'ha detto nel caso mancato, ma se apriamo il pictogramma che utilizza l'area di memoria, partiamo da A a B, poi da B a C c'è un'altra parte di memoria occupata, un altro programma, cioè sì, abbiamo un'altra parte sempre di un programma. Siamo in allocazione contigua ora, quindi un programma ha un'unica area di memoria, una sola. Come si fa? Una domanda che si sono poste e quelle che hanno creato i meccanismi di allocazione dinamica contigua è stata: come facciamo a trovare il blocco libero da utilizzare?
abbiamo la memoria con tante aree occupate, tanti buchi. Arriva un processo, dove lo mettiamo? Allora possiamo, abbiamo varie scelte. Possiamo scegliere il test kit, cioè andiamo a vedere tutte le aree libere e andiamo a scoprire quella in cui sprechiamo meno memoria, quindi quella che dopo la locazione del processo lascia una rimanenza piccola. Tra tutte le aree che consentono di allocare questo processo, scegliamo la più piccola. Oppure, al contrario, possiamo dire worst kit, perché uno dice quell'area piccola, dopo è difficile da utilizzare, nessun processo va a facilitare. Allora cerchiamo quella che ci consente di avere l'area rimanente libera più grande e quindi è più riutilizzabile. Oppure un'altra politica è quella di dire scorro la lista, la prima first hit, la prima dove entra usiamo. Oppure next fit, che è quello un po' ciclico come first fit, ma invece di partire tutte le volte dall'inizio si parte dal punto dove si è allocato l'ultimo programma e si va ciclicamente. Qui ci sono gli altri best fit e worst fit. Il costo della delocazione è OD1. Il costo di allocazione si può migliorare, comunque è sempre ODN dei o paragonabile a ODN dei blocchi liberi. Niente, qui manca la conclusione prima di arrivare alla paginazione. Non so se c'erano le luci di prime. Comunque ci sono stati articoli all'epoca e statisticamente si vedeva che il best fit, contrariamente al nome, non era il migliore, perché appunto lasciava questi spazi piccoli che erano difficilmente utilizzabili. Dal punto di vista della prestazione andavano bene sia first fit che worst fit. First fit aveva il grande privilegio di costare meno statisticamente, perché bastava scegliere il primo, quindi veniva usato spesso first o next. Next andava ancora meglio perché diciamo distribuiva le sfortune equamente fra tutti gli spazi di memoria. Ma veniamo ai giorni nostri. Prego. Ma io ti apro la Allora si possono usare ancora oggi microcontrollori su macchine diciamo di produzione, paginazione c'è nei sistemi da quando ci sono, quindi da 83-87 e 68.881 che anni eravamo quando c'erano questi controllori. Quindi non era l'epoca dei primi PC, 86-87, diciamo 90, inizio anni 90. Poi ovviamente ovviamente tutte queste soluzioni erano poi implementate in macchine dipartimentali, grossi, grafici, ok. Paginazione. Però microcontrollore si è fatto ancora oggi, perché
per risolvere quello che è questo meccanismo. Questo meccanismo, se adesso studiamo, ha bisogno di MMU molto sofisticato, che uno non sta a pagare per la latrice, per il programma di lavaggio della lama, le paga per bisogno di fatto il lavoro. Vabbè, che anche questo dipende con le mode. Attualmente mettono degli armi sulla latrice, la prima adesso vedremo il movimento recente, che anche la standardizzazione del professore paga e poi la gente tra poco vuole il vaso sulla latrice, no? E quindi la necessità di avete parlato in internet del progetto di cui ho parlato la settimana scorsa. Fascinazione. Quello che abbiamo visto prima qua ha bisogno al massimo di una MMU che fa una somma 83,6 dai registro 86 dai registro base e vai avanti e dai infatti anche 84,7 cioè l'MMU fuori. Adesso uno non lo vede la MMU perché quando ho comprato il processore l'hanno messo sullo stesso chip. In realtà se andate a vedere dentro il chip vedreste che nel silicio c'è una parte che fa la CPU e una parte che fa la MMU, è integrato insieme ma sono due unità funzionali separate. In che cosa consiste la paginazione? Consiste in questo: prendiamo il nostro programma e lo dividiamo in pagine che sono tutte della stessa dimensione stabilita per il sistema, diciamo 4K. Quindi proprio prendete codice dati e li fate scrivere da 4K. Poi prendete, avete in mente prima che c'era la memoria con il sistema operativo e tutto sopra per i processi, prendete quella memoria per i processi e anche quella la rivedete in blocchettini da 4K, che sono frame come le cornici, le quadri. A questo punto l'idea è quella di prendere i pezzi del programma, le pagine, e metterli nei frame disponibili. Non importa dove, non importa più che i frame siano contigui, perché la MMU provvederà automaticamente a ogni indirizzo a guardare quale pagina appartiene e per ogni pagina andare a cercare dove è il frame corrispondente. Quindi pensiamo alla pagina per esempio da 4K, significa che l'indirizzo è separato in, torniamo a una macchina 32 bit con pagina 4K, ci saranno 20 bit che sono il numero di frame seguiti da 12 bit che sono l'indirizzo all'interno. Scusate, 12 bit che sono l'indirizzo della pagina, 20 bit l'indirizzo della pagina, seguito da 12 bit che sono l'indirizzo all'interno della pagina. Quindi sarebbe un programma che ha gli indirizzi che vanno pagina e il resto offset indirizza all'interno della pagina. Avete un programma che quindi è composto diciamo da n pagine. La prima pagina va dall'indirizzo 0 all'indirizzo 4095, ok? O altrimenti detto 4, 8 e 12, ok? La seconda pagina che va da 4096
8191. Quindi nel vostro programma, per esempio, qua c'è può essere scritto Hello World e la stringa finisce HEL e l'indirizzo 4095, LO 4096. Perché proprio fa fette, non gli interessa, non ha nessuna idea di che corsi sia dentro, se di non separare i dati, no. Do coio a coio, dove taglia taglia. La memoria è divisa in tanti frame. Quando al momento di allocare il programma si scopre che c'è un frame libero qui, uno qua. Quindi la prima pagina viene allocata in questo frame, la seconda pagina viene allocata in questo qua, per esempio. Quindi voi nella memoria fisica avrete H e L in fondo a questo frame qua e L e O quasi in fondo. Come fa la MMU a lavorare? Quando arriva l'indirizzo, che ne so, comincia da 4093, qua c'è 0 e qua ci sarà 0 FD. Qui sarà, no, FFD qua, è il terz'ultimo byte della pagina. Quindi qua c'è scritto 0, dice lo 0 è qua, e quindi sostituisce a questa parte dell'indirizzo che è 0 l'indirizzo d'inizio di questa pagina, e quindi va in memoria qui. Ma quando arriva alla L, che è FFF, quello dopo è 1000. E quindi stavolta andate nella pagina 1, allora dice pagina 1, l'indirizzo base è questo qua. Quindi nello spazio logico del programma gli indirizzi sono consecutivi, il programma neanche se ne accorge perché genera indirizzi nel suo spazio visibile, ma in realtà nella memoria centrale salta da un punto all'altro dove ci sono pagine, dov'è? Il programma di allocazione ha trovato pagine libere, frame liberi, scusate, pagine su quelle del programma, frame su quelle della memoria. Ok? Quindi questa è l'idea base della paginazione. La cosa buffa è che tecnicamente uno dice la paginazione elimina la frammentazione interna? No. Elimina la frammentazione esterna? Quasi, ma la risposta ufficiale dovrebbe essere no anche quella, eppure è ottima. Perché? La frammentazione interna c'è. Perché? Perché se un programma non ha un'ampiezza multipla di 4096, nell'ultima pagina un pezzo utilizzato c'è. Ma quant'è questo spazio utilizzato per frammentazione interna? Non è come nelle partizioni prima che erano enormi aree di memoria. Per ogni processo al massimo ci sono 4095 byte. E quindi uno se lo può permettere però per frammentazione interna. La frammentazione esterna, cioè anche lì ce n'è talmente poca che uno se lo può dimenticare. Cioè, alla fine del sistema operativo, guardate che anche il sistema operativo non occupi un ultimo intero 4096. Quindi il primo frame bisogna farlo iniziare al primo ultimo intero 4096. Quindi fra il sistema operativo e l'inizio del primo frame c'è un pezzettino di frammentazione esterna. Però anche quella, 4095 byte in un intero sistema, uno si mette a ridere, ma solo per dimostrare praticamente dice c'è frammentazione interna, c'è frammentazione esterna, ma la frammentazione esterna si può dire è come se non ci sia, perché veramente c'è un solo punto di verità. Frammentazione interna c'è, ma considerate anche che la memoria oggi non
non è particolarmente costosa la RAM e è limitata anche quella. Quindi adesso vediamo i lucidi. L'indirizzamento logico di un processo viene diviso in pagine, quella fisica viene divisa in frame. Quando viene fatto partire un processo, a quel punto non c'è più il problema di compattare, perché non importa dove sono le aree libere di memoria. Prendete le pagine, prendete il frame, comunque sia in memoria, se ne avete quantità sufficiente il programma può partire. Vedete l'esempio di prima, P2 termina, P4 prende 3 frame lì e uno in fondo, non gli importa niente perché tanto ci penso la MMU. Quindi qui fa vedere un esempio che mostra come nella memoria fisica e i contenuti siano shuffled, rimescolati, non c'è più. Una parentesi. Questo è uno dei motivi per cui siamo passati da MPS a MicroMPS. MPS vuole la memoria virtuale, la memoria paginata attiva fin dall'inizio. E quindi obbligavamo gli studenti fino dalla fase 1 a cercarsi contenuti in memoria correndo dietro dove erano state messe le pagine e i frame. E questo generava un po' di guaio. Qual è la dimensione delle pagine? C'è un trade-off. Più piccole sono le pagine, più grandi sono le pagine, le pagine più piccole sono qua alla MMU. Più grandi sono le pagine, più sprechiamo memoria per la formattazione interna. Comunque i valori tipici sono 1, 2, 4 k, ormai è abbastanza standard il valore 4 k. Come funziona in teoria? Ma questo dovreste averlo visto anche l'anno scorso. Avete visto l'anno scorso all'architettura? In teoria la logica dice: prendiamo pagina offset, la MMU ha una tabella, la pagina non è altro che l'indice all'interno della tabella, e trovo l'indirizzo del frame, sostituisco nell'indirizzo finale l'indirizzo del frame alla parte alta dell'indirizzo e copio così com'è l'offset, a quel punto trovo l'indirizzo nella memoria fisica. La MMU non può avere tutta quella tabella, e quindi come fa? Dove mette la tabella? Se mettiamo registri dedicati, pensiamo a una macchina 32 bit con pagina 4K, dovremmo avere 1 milione di entry all'interno della MMU. 1 milione di entry sono tante da fare in tecnologia titolare, costerebbe un sacco quella MMU. Totalmente in memoria, cioè mettiamo anche la tabella delle pagine in memoria, a quel punto abbiamo il problema che la paginazione sposta il dimensionamento della velocità di accesso in memoria, perché per ogni accesso in memoria non ne appare 2. Allora la virtù sta nel mezzo. La soluzione che si applica è quella di avere il transformation look ahead buffer. Che cos'è? È una cache della tabella delle fasi che è tenuta all'interno della MMU. Quindi quando si va a cercare l'indirizzo,
Il, tra l'altro ci deve essere il lucido successivo che fa vedere, si prende l'indirizzo di pagina, si va a cercare nella TLB, che è una cosiddetta memoria sottostiva, cioè ci sono dei circuiti che un passo prendono tutti contemporaneamente l'indirizzo di key e se ognuno controlla contemporaneamente gli altri se fa match. Se fa match dà in output il suo valore di frame. Se c'è un TLB miss, cioè se nessuno fa match, viene generata una trap. Quella e a quel punto viene in realtà un po' più complesso di questo. Il TLB miss non è l'MMU che va in memoria, l'MMU c'è una trap, c'è una routine da qualche parte che ricarica nella TLB l'elemento mancante, magari togliendo un altro sua piena, e a quel punto dice riprovaci, prende l'esame, ci riprova, e a quel punto dovrebbe trovarlo, perché gliel'ha messo la produzione. Questa routine dov'è? Può essere un sistema operativo esterno, oppure possono essere delle robe dedicate a fare questo. MicroMPS 1 e 2 vi ha dato queste routine nelle ROM del sistema, quindi alla TLB è completamente coerente con il funzionamento della MMU del vero mixo, però vi abbiamo tolto un pizzo da fare il caricamento della TLB. Se c'è un TLB mix non lo prende l'esterno, perché c'è una ROM che lo prende, guarda in memoria la tabella di master file che avete dichiarato, ricarica la TLB e si va avanti. L'avete vista la TLB l'anno scorso della struttura? Bene. Segmentazione. La paginazione serve per eliminare la frammentazione, o meglio, limitare un attimo la frammentazione. La segmentazione serve per un altro problema. Voi avete sapete cosa facciamo per non fare troppo, perché oggi abbiamo visto già tanti concetti. La segmentazione è già un primo argomento della lezione di giovedì. Ok? Abbiamo già visto pochi concetti, bene, che per cortesia mettete a posto gli accenti, mettete gli uccidi, e veramente se non vi chiama qualcosa dove vi chiedetelo, perché se poi aspettate tra un mese e scoprite che qualcosa non è chiaro, come dicevo pure che il dopo si va a chiaro. Allora dobbiamo dire anche perché devo andare a questa la riunione della programmazione didattica. Sapete cos'è la programmazione didattica? È il mapping dei corsi ai docenti per gli anni futuri. Chi fa cosa? E siccome c'è tutto questo sconvolgimento in atto per corsa per non come persona, come mezzo, e allora dobbiamo guardare come ci collochiamo sui vari corsi. Volevamo chiederle se era possibile spostare degli orari, se ad esempio il giovedì anche il professore di Tech Web era d'accordo di anticipare di 2 ore l'ora di Tech Web, e il venerdì già anticipare di un'ora. Sì, perché abbiamo 3 ore. Abbiamo 3 ore di buco, e poi il prof di Tech Web ha detto che mi fa ricevimento dopo le lezioni, quindi fa ricevimento alle 6:30. Non ha capito.
capito, cioè vorreste farlo un po' più... No, anticipare semplicemente di 2 ore al giovedì test web e di 1 ora al venerdì sempre. Se c'è l'aula. Sì, sì, se c'è l'aula, se allora, ovviamente se è possibile. Fate un'analisi voi, e tutti, tutti gli orari sono pubblicati, o sono le aule le usiamo. Informatica per il management, informatica magistrale e questo di internet magistrale. Questi 4 orari, vedete l'occupazione aula e vedete, o se no andatene a parlare con la segreteria, nessuno ha nulla in contrario a fare gli orari migliori, ma spesso quando abbiamo creato l'orario non l'abbiamo fatto per diciamo cinismo nei confronti degli studenti. Perché, anzi, spesso abbiamo dovuto creare un buco almeno di un'ora, perché cioè, venivano fuori degli orari del tipo dalle 9 alle 17 senza pausa pranzo. Allora a quel punto era per... non è Highlander, cioè, non andiamo per selezione naturale delle studenze. Va bene, andate a vedere se c'è possibilità, parlatene con gentilezza a Serena, che è la segretaria all'ingresso del dipartimento sulla legge. Ricordatevi il badge, perché ora non si entra più nel dipartimento senza badge, però voi siete quelli autorizzati, quindi quando vedete il vostro badge dovrebbe dire prego se accomodi. Le inviamo un'email o le facciamo sapere giovedì?